Ciao a tutti ragazzi, oddio, dico buonasera perché è notte qua, in realtà è molto tardi, quindi buongiorno se state guardando di giorno e buonasera se invece anche per voi è sera. Con questo video io voglio concludere, il mio periodo di succhi, durato 6 settimane, quindi 42 giorni. In realtà io ho già concluso oggi con dell'uva e mangiando della crema di aglio. Però diciamo che avevo l'ultimo pezzetto della mia anguria e quindi ho deciso di fare l'ultimo succo per brindare con voi, anche se è molto molto tardi. Allora, anche se dico che il mio periodo di succhi è finito, in realtà qua non è finito proprio niente, perché siamo solo all'inizio. Certe cose non si concludono di certo in 42-43 giorni, come in questo caso. Anzi, ho in mente di fare qualcos'altro nei prossimi giorni, però non voglio anticiparlo. Perché nel caso in cui non riesca non vorrei deludere nessuno e soprattutto non vorrei deludere me stessa per non aver mantenuto fede alle mie parole. Questi giorni mi hanno insegnato veramente tanto e mi hanno aiutato tanto da più punti di vista. Una cosa che sono riuscita a fare col tempo è stata, per esempio, non trangugiare i succhi, perché io li bevevo tipo essendo praticamente semidigiuno e sentendo ogni tanto l'attacco mentale, diciamo, della fame, tendevo a trangugiarli. Adesso invece bevo piccoli sorsi. Me li respiro mentre faccio il sorso. Ancora in bocca respiro il succo e poi come se lo masticassi, come un chewing gum in realtà. Me lo passo tra le gengive e lo ingoio. Un'altra cosa che ho imparato, a parte a vivere le mie giornate in modo più lento e facendo molto più caso alle mie azioni e ai miei pensieri, un'altra cosa che ho imparato è che con i succhi ti purifichi e puoi guarire, però è un percorso lungo e facendo crudismo invece mangiando solo crudo è ancora più lungo. La meta poi, se così vogliamo chiamare, è sempre la guarigione. Però per chi vuole accelerare un po' le cose, non dico che cose giuste e cose sbagliato, dico soltanto che con i succhi si arriva fino a un certo punto. E il digiuno migliore sarebbe ad acqua, o acqua e limone, o acqua, limone e miele, se proprio vogliamo, perché ho visto che con i succhi comunque, facendo anche enteroclismi, avrai sempre un po' di feci nell'intestino e se la vostra meta è andare oltre, cioè non solo darvi una ripulita in generale per l'anno corrente, ma ripulire veramente tutte le incrostazioni e le cose del passato, secondo me è meglio ad acqua o tisane, neanche i brodi, secondo me. Solo acqua, tisane, acqua, miele, limone, acqua e argilla, queste cose. Perché io mi sono veramente allarmata ogni giorno cercando in questi fatidici enteroclismi che cosa ci fosse. E sì, tutt'oggi ancora io espulso del materiale che non è riconducibile alle feci, tipo muco, filamenti. E biofilm che sarebbero tipo delle pellicine,
fatte tipo di muco e non saprei come dire, è come se la vecchia flora intestinale si stesse smaltendo, ma ancora, e sono passati veramente tanti giorni, il che ha dell'incredibile. Io vorrei capire se le feci che butto fuori, in quale quantità sono derivate dai succhi e qual è la parte che sarebbero le feci stagnanti vecchie, incrostazioni vecchie. E quindi cioè questi ultimi giorni veramente sto dicendo ma ancora, non ne posso più. Quindi voglio veramente provare a fare un cambio. Perché non voglio vedere più uscire niente. Mi sta sfiduciando questa cosa. Non vorrei che i succhi piano piano diventassero il mio nemico per questo. Però le circostanze vogliono che ora le angurie stiano venendo a mancare, anzi questa qua la sto bevendo, però detto tra di noi sa più che altro di acqua colorata. Sì, non sa più neanche di anguria. In realtà è tanti anni che le angurie non sanno di anguria, sono sempre più rare da trovare le angurie quelle veramente dolci che ti dava la nonna alla fine di pranzo nell'estate passate, quindi parlo almeno di 10 estati fa o di più. La frutta ha cambiato completamente il sapore, secondo me. Cosa dirvi di questa settimana? Le mie energie sono state buone, certo non sono stati giorni uguali all'ultimo giorno che mi avete visto, che ero tutta sprizzante di energie, eccetera, eccetera. Sono stati giorni buoni, ma non così accesi energeticamente, soliti cali, e comunque so che ho ancora veramente tanta strada da fare, quindi mi devo fare tanta tanta forza. E volevo anche, mi ero segnata delle cose. Lo so che magari vi sta antipatico il fatto che io prenda un foglio di carta per leggere, ma la mia mente ancora non riesce a memorizzare tutto quello che è successo in una settimana. E quindi non prendetelo come un distacco da me e voi, soltanto per rimandare alla mente queste cose che mi sono segnata. Allora, ok, vi avevo lasciato dicendo che che ho avuto quel bruciore di pancia e non riuscivo a fare i succhi. Io ora riesco a bere i succhi perché mi è sparito completamente il bruciore. E lo stesso io non ho capito da dove venisse. Ho notato in questa settimana in particolare che i miei sensi si sono acutizzati. E quindi ci sento molto meglio e a vedere non lo so perché ho le lentine, dovrei toglierle per fare gli esercizi della vista. Gli occhi si sono schiariti forse leggermente, però ci sono dei punti in cui delle macchie sono persistenti, quindi secondo me per una guarigione completa ci vogliono mesi, se non anni, quindi di digiuni fatti in modo ciclico, cioè digiuno in periodo e un periodo ritorni a mangiare, però vietandoti assolutamente di tornare sugli errori precedenti, poi di nuovo un altro ciclo di digiuno e così via, fino a che non si recupera la salute completamente. Quindi i sensi si sono acutizzati e per quanto riguarda il peso, io non sono diminuita. Più, praticamente io ho iniziato con circa 58 kg, 57,8, però non mi ricordo per l'esattezza, e sono arrivata a 52,4, quindi fatevi il calcolo, non ho perso molto, anche perché i succhi mi hanno sostenuto
Abbastanza, se avessi fatto un periodo ad acqua, adesso sicuramente non sarei di questo peso. Quindi i succhi comunque ti danno, non ti coprono ovviamente l'apporto calorico che tu copriresti con il cibo solido, però ti danno quel sostegno in più. Quindi grosso modo devo dire che il calo di peso c'è stato nelle prime 2 settimane e poi si è quasi arrestato. Il corpo si vede che si è abituato a questo punto. Me la spiego solo così. Devo dire che questa settimana praticamente non sono uscita, soltanto per prendere l'acqua, in pratica, alla fonte, se no niente. Ah, mi è ritornata questi giorni, questi ultimi giorni, quella sensazione, quella pulsazione là sotto. E non lo so che cosa sia, se è un'energia che si sta svegliando, però mi continua a sfogare in una rabbia assurda che ovviamente non vedete qua perché non ho motivo di mostrare in un video, però ho questi momenti che sono arrabbiatissima con il mondo. E non lo so perché, e sento anche una pulsazione tipo nella testa. Come se mi premessero. Però non è un dolore, è più che altro un fastidio. Ed è anche a livello proprio di energia, di qualcosa che mi si sposta dentro. Non c'è molto da dire. Volevo approfittare però per dare un consiglio a chi volesse provare. Allora, può succedere che voi abbiate tanta energia. Cioè, già dai primi 3-4 giorni, oppure che non ne abbiate mai. Io comunque non ho avuto proprio tanta, tanta, tanta energia, tranne in alcuni giorni o in alcune parti di alcuni giorni. In genere io l'energia ce l'ho avuta medio-bassa. Però mentalmente stavo da Dio. Sono stata da Dio fino adesso, mentalmente. I piccoli cali ci sono, ma sono quei momenti in cui te devi risolvere i tuoi conflitti irrisolti, quelli sono i grossi cali mentali più che altro, quando lotti contro te stesso, ma se no non succede niente, insomma. Ah sì, il consiglio che volevo dare a chi volesse cominciare è di... Siccome molti di voi mi hanno chiesto che preparazione fare, allora... Io devo dire che prima di iniziare, quelle 2 settimane prima, io naturalmente stavo facendo soltanto due pasti al giorno, di cui uno piccolo, quasi sulla frutta, cioè raramente potevo variarlo, e poi una cena, vegana, anche cotta. Però non porzioni grandi. Sono stata fortunata che io le prime 2 settimane di iniziare questo periodo liquido non avevo fame. Quindi ho preso la palla al balzo e ho cominciato a fare liquidi via via. Però non ho scalato così tanto il volume del cibo, cioè nel senso che io mangiavo già poco di mio in quel periodo. Non ho fatto solo frutta, non ho fatto crudismo, a dire la verità, no, perché non è tanto quello che conta. Dipende anche voi come siete fatti, perché c'è la gente che parte in quarta e quindi il giorno prima di iniziare un digiuno liquido mangia tantissime cose solide, anzi si riempie la pancia, va al ristorante, eccetera, eccetera, e poi parte in quarta e poi invece si ammoscia e quindi vuole concludere subito il digiuno liquido, oppure c'è gente che si fa la sua preparazione, piano piano scala, mangia sempre di meno, sempre più frutta, sempre più liquido finché non arriva a essere pronto per il digiuno. Io sono, diciamo, una via di mezzo. Di certo, non incoraggerei a mangiare molto i giorni prima di iniziare un digiuno liquido. Più che altro perché vi potreste sentire veramente bloccati a livello intestinale, quindi più per quello. Se poi siete persone che nella vostra vita avete scalato montagne, avete fatto di tutto di più, vi siete buttate dal paracadute, dico,
in modo figurato, ovviamente. Allora preparatevi pure, cioè non preparatevi per il digiuno liquido. Se invece siete persone a cui piace andare piano, vi consiglio di andare piano, vi consiglio di non focalizzarvi sul numero di giorni, quanti giorni farò, eccetera, eccetera, di non focalizzarvi sul peso della bilancia, perché potrebbe essere una delle cose che vi deluderà più di tutte se lo fate solo per il peso. Cioè, manterrete la vostra serenità, soprattutto se lo fate per un motivo spirituale, per mettervi via la prova, per mettervi in gioco, per sgonfiarvi, per curare qualche malessere o per guarire qualche malattia di lieve entità. Per altre cose io non mi posso esprimere, ma non perché io non... Cioè, io ci credo nei poteri del digiuno, soprattutto del digiuno all'acqua ci credo tantissimo, mi sento proprio dentro con tutta me stessa a queste cose. Però non avendo io problemi gravi, io non posso consigliare a nessuno, perché sulla mia pelle non li ho testati, quindi non mi viene di dirvi fate questo, questo e quest'altro, vi succederà, perché non... Sto curando le mie piccole cose, i miei piccoli acciacchi comunque di una donna che non è più ormai una ragazzina, altre cose non saprei. E poi vi consiglio durante il digiuno liquido di prendere dei fermenti probiotici, come ho fatto io, che ho preso il ProLife, all'inizio tutti i giorni, poi a giorni alternati, e poi ultimamente l'ho cominciato a riprendere. E è importante questa cosa dei fermenti. Comunque, se fate succhi non ci sono grandi pericoli da cui io vi posso avvisare, vi verrà il mal di testa, mi può venire l'acidità. Penso che le cose più gravi tra virgolette, sono tutte crisi di disintossicazione, arrivino soprattutto col digiuno ad acqua. Però se lo farò, vi farò sapere in ogni modo. Comunque, una cosa che mi piaceva molto nei giorni prima di fare liquidi è stato farmi delle belle insalatone, che io mangio d'estate, ma d'inverno non tocco neanche le guardo neanche da lontano, perché non riesco io a avvicinarmi alla verdura cruda. Quindi per me fare almeno un digiuno all'anno che duri intorno, chiamiamolo digiuno liquido, che duri intorno ai 40 giorni, a me serve anche per ribilanciare i danni che io faccio d'inverno, perché non riesco a mangiare crudo d'inverno. Semmai dovrei procurarmi un essiccatore discreto e cominciare a magari a tostare le verdure e essiccarle nel essiccatore, così che diventino più appetibili per me, perché io perdo proprio interesse per il crudo d'inverno e sono abbastanza cottariana. Bene, non è rimasto altro da dire per adesso. Se avete domande me le lasciate qua sotto nei commenti, per favore. A questo punto li ho letti, cioè non ho letto i commenti di tutti i video. Qualche video è saltato, dipende da come era il mio umore. Però adesso sono ben disposta per leggerli. Nei prossimi giorni, se me li volete lasciare, sarà un piacere per me rispondere. Quindi... chissà cosa succederà nei prossimi giorni. Io non voglio dire niente. Farò un altro piccolo test. Quindi per adesso vi saluto, mando un bacio. Ciao e grazie per avermi seguito. Buonanotte.